15.01, eccoci tornati, nuova puntata di Occupy DJ. Chiedo scusa per la puntata di ieri perché ho detto 15 in punto, ma il mio orologio deve essere esattamente un minuto indietro, quindi erano le 15.01. Non se ne sarà accorto nessuno, Andres, siamo sempre noi, Valentina e Andres come tutti i giorni. Ci tengo la precisione, bene, oggi è il 24 di aprile, siamo prossimi a un'altra festa, no? Sì, poi infatti domani anche noi ci prenderemo un po' di pausa. Sì, sì, ne abbiamo bisogno. No, comunque, siamo freschi come due rose. Hai notato, dopo le scarpe con il mio nome è arrivato anche il cappellino con la D di Domodossola. Complimenti per l'ottima scelta. Grazie. Vabbè, oggi è giovedì, ragazzi, quindi appuntamento settimanale con Wired. Sì. E poi chi altro? E poi avremo lo stato sociale, due dei componenti dello stato sociale che sono, tornano a trovarci, erano già stati da noi, stanno andando alla grandissima, forse uno dei gruppi italiani che sta andando più forte, potremmo chiamarlo il gruppo rivelazione, sono partiti veramente dal basso ma adesso ne stanno parlando tutti e noi ci teniamo a parlare un po' con loro. Super, quindi passiamo alla notizia del giorno? Notizia del giorno, vai! Ma è un po' come dire, lasciato interdetto che hai detto appuntamento con Wired, perché sì, in qualche modo appuntamento con Wired. Ma più tardi ve lo faremo, vi faremo capire perché. Allora, questo sabato, se non avete nulla da fare, visto che è festa, prendete... No, io veramente... Però permettiamo che non avessi niente da fare. Prendete il primo volo per Berlino, perché qua in Italia si parla sempre che gli artisti non hanno abbastanza spazio per esibirsi. Che all'estero tutto meglio, però poi quelli che lo dicono sono sempre qua, per citare una canzone dello stato sociale. Esattamente, arriva un'ennesima dimostrazione, perché l'organizzazione Polly and Bob ha deciso di mettere a disposizione per questo sabato 40 case di Berlino dove ci saranno degli house concert, sì, quindi dei concerti in queste case private. I cittadini aprono le proprie porte di casa e permettono che nei loro salotti si svolgano questi concerti. Mi interrogavo come sarà venuto in mente il nome Polly and Bob agli idioti. Tu questo pensavi? In che senso? Chissà che brainstorming. Comunque sono tanti i concerti, dalle 14 alle 20 ogni due ore ci saranno dei concerti, degli artisti che si cambiano ogni mezz'ora, quindi degli appartamenti selezionati ovviamente, e si può assistere gratuitamente a questi concerti, al massimo 4, sì, massimo 4, che comunque sono tanti, ed è un'ottima iniziativa per ritrovarsi, specialmente per gli appassionati della musica dal vivo, sì, anche per socializzare, sì, perché infatti comunque in casa l'ambiente casalingo si sta in pochi, al massimo 5-6, non è che può stare, se ne saranno un po' di più, eh no, sono case, cioè, quindi quello è proprio il concept dell'iniziativa. Quindi basta andare sul sito di Polly and Bob e registrarsi se siete a Berlino e andare a vedere questi concerti gratuiti. Allora, passiamo alla domanda del giorno, guardiamola insieme. Vai! Allora, la musica hashtag dal vivo è meglio, sei d'accordo? Perché? Scriveteci su Facebook a Occupy DJ, Twitter at Occupy DJ oppure WhatsApp al numero 342 87 95 900. E salutando Polly and Bob io lancerei la Tweet Parade. 4, 3, 2, 1. Tweet Parade di oggi è molto carina, molto carina. Ti piace? Sì, dai, partiamo con la numero 5 allora. Sì, dai. Vai. Vai. Demi X Lovato ricorda di non maltrattare mai una donna, non picchiarla, non insultarla, non portarla mai ad un concerto di Gigi D'Alessio. Ci sono un po' di opzioni prima mai di infatti portarla a un concerto di Gigi D'Alessio. Ah, pensavo che ci sono un po' di dubbi su questa cosa, perché alla fine ce ne sono tante invece di donne ai concerti di Gigi D'Alessio. Dipende qual è il vostro target di riferimento. Numero 4. Troviamo Ruby Stardust che dice: quanto più sei alto, quanto più alto sarà quello davanti a te in un concerto, anche se sei altissimo e io non lo sono. Capisco benissimo di che cosa sta parlando. Anche al cinema c'è sempre uno altissimo davanti a me e non riesco mai a vedere nulla. Neanche con le zeppe. Ma no, al cinema questa mattina non c'era nessuno. No, stamattina non c'era nessuno. Un'altra di quelle mattinate al cinema che poi esce e ti sembra mezzanotte. Numero 3. Gianni Sibilla dice: psicopatologia della vita digitale. Quelli che ai concerti fanno i video da 20 metri con il flash e col telefono verticale. Il più delle volte posso mimare la scena è: non si toglie il flash. Poi tengo il telefono così perché è più comodo, ovviamente. Però per me che sono una nettina è perfetto. Devo fare il video perché non vedo nulla, almeno certo, riesco a vedere. La cosa migliore è quando a metà del video girano il video. Girano a quel punto così mal poi sul computer che lo guardi. Va bene, vai. Numero 2.
troviamo Luca Sofri che dice: quando ci sono i concerti al forum, ATM manda 10 controllori a fare gli agguati a quelli che non sanno che solo a Sago è zona extra. È una delle grandi gabole della metropolitana milanese. Perché ad andare puoi usare il biglietto normale, però quando esci, quindi quando riprendi la metro da Sago, costa di più, 2,50 euro. Succede anche sulla rossa, quando devi scendere a Sesto Rondò, che è esattamente la fermata a cui scendono tutti, mentre a Sesto Marelli, una prima, non paghi niente di sovrapprezzo. Questo è proprio per fregarti. Dalle numero cantuffie. Uno. NRI dice: un minuto di silenzio in onore di mio padre che mi ha portato a un concerto dei Subsonic con le ciabatte e che pugando ha perso l'orologio. Beh, ci uniamo anche noi al minuto di silenzio. E ti è andata meglio che a me, perché io ho preso una gomitata sul naso e ho perso il sangue per tutto il concerto. Fantastico. Ha guardato il concerto così praticamente. Sì. Sigla. Allora, andiamo... No, mi sto immedesimando in te al concerto di Subsonic. Più o meno è andata così. Allora, che cosa c'è adesso? Il meraviglioso mondo dell'internet. Oh. Sigla. Oggi abbiamo inserito la parola musica dal vivo. Musica dal vivo, mi viene subito in mente la gomitata alla Pegus. Grazie. Quindi vediamo che cosa ci dice il meraviglioso mondo dell'internet. Allora, ristorante Le Papere di Bracciano. Elton signore... John, con your song. Vedi che regola anche il suono mentre suona, perché è uno di quelli... Ma quei capelli, cosa, secondo te? Sembra un po' Snoop Dogg. Se li è gelati no, parecchio. Le treccine. Potresti optare anche tu per una soluzione simile. C'è il bicchiere d'acqua qui. Ma che occhialata però, Sono quelli che diventano scuri col sole. Che cos'è? I Ladri 1. Charlie Show, cabaret mimato con musica dal vivo. Cabaret con riferimenti alti altissimi, vedi la Gioconda dietro. Vediamo come si sviluppa, perché è un mimo un po'. Molto bene. Oh. Oh, vogliamo fare ancora pernacchia, signor Charlie Show? Oh, musica dal vivo a Capri. Capri. La mitica piazzetta di Capri. Perché da dentro... A che cosa sei interessato? Che vedo lo sguardo fisso. A parte il negozio di abbigliamento intimo... Però è una bella atmosfera, è una bella prospettiva, no? Perché è una... Ma è un sole mio questa, chiaramente. Io spero solo che il filmato... No! È non andata. È durato abbastanza per non vedere... Va bene, qua abbiamo qualche nome impronunciabile. No, l'ultima risata. È impronunciabile. Con musica del vivo. No, beh, prima c'era in Murnau, Murnau. Film muto. Quindi risalirà... Agli anni, dici? Sì. Vediamo. E c'è poco da commentare, vediamo... Guarda il montaggio analogico, l'occhio della madre. Prossimamente sembra la scritta del meraviglioso mondo dell'internet. Lo spot presenta Pino Caputo, musica dal vivo. Silenzio. Salve a tutti, sono Pino Caputo, mi occupo di piano bar e musica dal vivo. Si occupa di piano bar. Da anni mi piace suonare. Però vari MC tipi di Pino musica, Caputo, dal jazz, io direi. Pop. Togliamo quella K. Sempre rigorosamente dal vivo. Vabbè, se hai un locale mi puoi contattare. Se hai un locale lo puoi contattare. Oppure dove? Al numero telefonico 347. No! Ma scusa, è il numero di Pino Caputo? Potevamo contattarlo per farlo venire qua a Occupy. Deve essere una lui si occupa di musica dal vivo, tra l'altro. Questa deve essere una trasmissione anche di servizio. Cioè, magari c'è tutta la gente che ha dei piano bar, dei locali, certo, che era interessata a Pino Caputo. Lui si occupa di quello. Vabbè, io vado a protestare mentre andiamo in pubblicità. Ma che pubblicità? Perché prima c'è il video. C'è ma neanche! Scusate. Neanche, perché oggi è giovedì, Andres, quindi appuntamento settimanale con Wired. Stavo pensando a Pino Caputo. Solamente che ci sono stati un po' di problemi tecnici nella direzione di Wired, quindi oggi non viene a trovarci nessuno, però noi ovviamente vi facciamo vedere qualcosa. Siccome settimana scorsa abbiamo parlato di Londra, oggi abbiamo aperto la puntata parlando di Berlino e vi facciamo vedere una guida Domodossola su Berlino. Ah, Berlino, vabbè. Guardiamo. Il viaggio indietro nel tempo, dove ci hai portato, Valerio, come prima tappa? Ma oggi siamo nel museo della Stasi, quindi dove c'era prima il quartiere generale del ministero della Stasi, ovvero il grandissimo servizio segreto di intelligence che controllava tutta la vita dei cittadini e dei politici nella DDR. Ci sono ogni foggia di macchine fotografiche nascoste dentro tronchi, borsette, valigie. Questa ossessione
per spiare, per avere tutte le informazioni. Devo dire che la Stasi forse è stata l'organizzazione che più ci ha messo dell'ingegno e dell'impegno, però anche oggi mi sembra che non siamo da meno. Lupo Studio è un posto, uno dei tanti posti incredibili, devo dire, di Berlino. È un ex birrificio di fine Ottocento in cui successivamente hanno costruito diversi livelli di bunker che successivamente è diventato studio. Questo è il curry wurst più famoso di Berlino. Perché è buono, sì. Perché il 36, perché il quartiere è mitico, perché il quartiere Kreuzberg, che era prima si chiamava 36 come capcodice del quartiere. Allora, siamo in cima a Teufelsberg, che letteralmente si traduce nella collina del diavolo, nella montagna del diavolo. Questa montagnola è nata da tutti i detriti della Berlino che venne rasa al suolo da americani e da russi durante la seconda guerra mondiale. Americani che in coppa al monte hanno costruito questa torre radio per spiare appunto le comunicazioni di russi e tedeschi dall'altro lato del muro. Giovedì di solito abbiamo l'appuntamento con Wired qui in studio, ma Andrea Girolami non è potuto essere qui con noi, ovviamente perché era a Berlino a fare questo. In piscina a fare la bella vita. Beato lui, beato. Ci sono anche delle vecchie nostre conoscenze del MIT, Valerio, che è stato anche lui qui ospite, qui occupa i DJ. Ho detto quante volte ho detto qui? Comunque, parlando di Berlino. Berlino è la città degli hipster, ma tu sai chi sono i mipster invece, Andrea? Certo che lo so, sono gli hipster musulmani che sfidano la credenza, il pregiudizio che i musulmani non possono seguire le mode. Ma quante ne sai? Sono beh, loro. Se ne volete sapere qualcosa di più, potete leggere all'interno del nuovo numero di Wired un articolo appunto apposta che parla dei mipster. Magari poi giovedì prossimo parliamo dei mipster. Va bene, va bene. 15 e 18 minuti secondo l'orologio di DJ TV, 15 e 17 secondo quello di Andres Diamond. Passiamo alla domanda del giorno, leggiamola assieme, adesso compare sullo schermo. Vediamo. La musica, hashtag dal vivo è meglio, sei d'accordo? Perché? Vediamo qualche risposta. Voglio vedere se qualcuno dice di no, perché magari, cioè, noi diamo per scontato. Magari è capitato di assistere a un concerto e sono rimasti delusi. Touch Sport Sound dice: dal vivo è meglio perché vivi al 100% un'altra atmosfera. Esattamente. Certo, ti fai coinvolgere dall'atmosfera. Vediamo se generale. C'è la voce fuori dal coro tra queste risposte. Sempre da Twitter, Diva Jami dice: dal vivo è meglio, si crea un'atmosfera stupenda, si provano grandi emozioni e mi piacciono molto di più le versioni live di molte canzoni. Ma non è così per tutti in realtà. No, perché tante volte vengono riarrangiate perché tecnicamente non è possibile fare dal vivo come vengono fatte le canzoni poi su un disco. Su CD, sì. A parte che già l'hashtag dal vivo è meglio vuol dire che uno è d'accordo, perché non... da Twitter, Raffa Mad 81 dice: è solo dal vivo che vedi di che pasta è fatto un artista. Poi ormai i live sono la forma principale per contribuire alla musica. Oh, giusto, c'è anche da dire questo. C'è anche da dire questo, perché ormai di dischi tipo questi se ne vendono sempre di meno, e quindi il fatto di poter andare a un concerto contribuisce all'artista il sostentamento di cui ha bisogno. Diamo il benvenuto a Lodo e Alberto dello Stato Sociale. Ciao, ciao, benvenuti. Bentornati, anzi, perché eravate stati già qui da noi, vi avevamo lasciato proprio. Poco dopo l'uscita del vostro album precedente, che è il primo album di debutto, è andato molto bene. Siete contenti? Ma sì, io sono contento. Anch'io sono contento. Siamo contenti. Sì, telegrafici, sì, vedi? Sì, siamo contenti. No, avete girato un sacco in tour, visto che oggi stiamo parlando di musica dal vivo, poi approfondiremo anche l'argomento. No, ma siamo stati contenti. Anche gli altri tre sono stati contenti. Anche Matteo, che comunque è discografico, è un po' della famiglia, no? Anche papà, lui è un po' un papà. Siamo stati contenti. E dovreste essere contenti anche perché adesso siete i primi in classifica qua in Italia. Avete spodestato anche Pharrell. Sì, sì, no, in realtà dicevamo, in realtà stiamo dicendo in contemporanea anche su Radio DJ in questo momento. Ah, certo! Perché ci hanno registrato 10 minuti fa, no? Solo che la mandano adesso, quindi siamo obiqui in questo momento. Sì. È il primo passo per diventare divinità. Ma eravate contenti anche di là? Eravamo abbastanza contenti anche di là, solo che adesso in tempo reale è tutta un'altra emozione. Molto più contenti, cioè, dal vivo, cosa, certo, sì. Come la musica senti dal vivo. Senti la vibrazione, è tutto diverso. E, però sì, praticamente è successo che noi abbiamo fatto uscire il singolo di lunedì,
e la domenica precedente si chiudeva il congresso di un partito. Di un partito. Alla fine del congresso di questo partito, sul palco ballavano e cantavano Happy di Pharrell Williams, ed ecco senatori e parlamentari, e il giorno dopo non era più il primo in classifica. Dici che può essere quindi, stata questa. Questo vuol dire che la politica fa male ed è bene non parlarne in par condicio. Quindi voi non presterete canzoni per la politica. Esattamente. Questo mi stai dicendo. Il vostro nuovo singolo si chiama appunto C'eravamo tanto sbagliati e ha debuttato al numero uno della classifica di vendita qui in Italia. Com'è guardare tutti dall'alto? Com'è? Ma non lo so, non me ne sono accorto. Io me ne sono accorto il giorno dopo. E quando ti sei svegliato? Mi sono svegliato ed era già successo. Quindi perché era in vacanza con l'amorosa a Palermo. Ero in vacanza con l'amorosa a Palermo. Beh, e non, infatti sì. E quindi non ho goduto. Come vedere tutti da Palermo? Però ho chiamato gli altri ed erano molto contenti. Certo, per questo riassumo. Perché noi comunque siamo un insieme di persone contente. Posso capire che l'attrazione principale a Palermo non sia la classifica di iTunes, però comunque vi deve stare. Che ha comprato delle ciabatte nuove che non sono infradito. Ha celebrato questa cosa con delle foto su internet. Siamo una generazione sufficientemente social. Lui era davvero contento. Ho mangiato tante arancine ed ero molto contento. Ecco, a quello mi riferisco. Panino con la milza. E Pharrell sembra voglia mettervi il bastone fra le ruote, perché è uscito ieri o pochi giorni fa con un nuovo video. Non abbiamo paura. No. Noi non ci piace rispondere a queste provocazioni basse. Niente di sin cose. No. Questa mossa da parte sua la troviamo veramente quello che si chiama un'americanata. No, hai capito? Quindi noi siamo... Abbiamo un altro stile. Su un altro livello, sì, siamo su un altro livello, pensiamo ad altre cose. Sono altre le nostre priorità nella vita. Ha fatto uscire un pezzo che si chiama Marilyn Monroe. Sì. Veramente? Va proprio di moda ormai. Ah, così? Perché Kurt Cobain era già occupato come argomento. Sì, Jim Morrison pure. Noi avevamo provato a far uscire Compay Segundo, ma come secondo singolo. Anche Eddie Vedder come primo, ma non ha funzionato. Non ho seguito, vabbè. Però su qualcosa vi siete sbagliati per aver dato il titolo alla canzone C'eravamo tanto sbagliati, appunto. Su un sacco di cose. Io mi sono sbagliato su un sacco di cose. Beh, raccontaci. Devo fare il caso umano. Il caso umano, girati. Sì, infatti in televisione il caso mettiamo umano una voce si mette di spalle, no? Sì. Sì, mi sono sbagliato su un sacco di cose. Però va bene così. Cioè, nel senso, si vuole bene alle persone nel momento in cui sbagliano, tendenzialmente. Io non sto dicendo che mi sono voluto bene da solo, né voglio arrivare alla transumanza di aver fatto l'amore con me stesso nel momento in cui ho sbagliato. Ma non quantomeno perché siamo alle 3:25 no, di pomeriggio. Per carità, e siamo in par condicio e non si può fare. Neanche no? Quello. Transumanza non si può dire. Transumanza non si può dire. E niente, transumanza tra l'altro secondo me ha qualcosa di indipendentista sardo come concetto. Comunque mi sono sbagliato su un sacco di cose. Poi ho scritto questa canzone per sfogarmi, soprattutto con me stesso e con l'incredibile fiducia che ho dato a tantissime persone nel mondo, perché ho avuto fondamentalmente il grossissimo limite di non poter arrivare a concepire che nel mondo esiste della gente scema. E la cosa, no, guarda che è una presa di posizione di coscienza, scusami, grazie. Sì. Ringrazio, per questo. Ringrazio il mio ghostwriter Massimo Cacciari. Una presa di coscienza terribile, cioè esiste della gente che non capisce niente, esiste. E io sarei stato felice di iscrivermi a questo partito, ma mi hanno superato a sinistra, no? Hai capito? In certo. Tangenziale. E quindi sì, è stato... Beh, però se non altro vi danno tanti argomenti e tanti nuovi spunti per i vostri testi, che ma sono sempre pieni. di questi esempi di vita. Riferimenti, sì. Non potremmo farne a meno. Ah, ma stavamo parlando del video, perché è molto bello il video. Sì. Mi stavi dicendo, Lodo? No, che loro sono dei grandi, sono dei ragazzi Studio Croma. Studio Croma. Stanno a Bologna, sono del 92-93. E sono intrippatissimi nel fare queste cose con la plastilina. Stanno in uno studio in via Galliera, che è vicino alla stazione a Bologna, sottoterra. Grazie. Eh? No, dico grazie per l'informazione. No, nel senso, se volete andarli a cercare. E diventeranno ricchissimi. Diventeranno ricchissimi. Perché sono molto bravi. No, perché hanno la forma mentis di chi farà cose grandiose. Hanno fatto la pubblicità per il Future Film Festival, che è un festival... Sì, certo. Ok, io conosco poco di cinema, però me l'hanno raccontato.
e nella sala dove veniva proiettata la pubblicità c'era il regista dell'Era Glaciale. Mm-hmm. E il regista, quando ha visto questo spot in plastilina fatto benissimo, ha detto: chiamatemi questi ragazzi, li voglio conoscere. E il tipo ha detto: no, no, noi rimaniamo sotto a finire il video dello stato sociale. Quindi vi siete sentiti un po' importanti, sì, un po' in colpa, un po' importante. Un po' in colpa, un po'. Ci sentiamo una colpa importante. Sentiamo. Beh, tipo... allora, diciamo, nella prima parte intervista erano contenti, adesso sono più importanti. Un po' in colpa importante. Un po' in colpa importante. Allora, visto che siete importanti, quando uscirà questo disco? Come si chiamerà? Che tipo di disco sarà? Allora, il 28 aprile. Annunciamo tutto. Lunedì 28 aprile annunceremo tutto. Annunciamo tutto, però disco e date. Non vi possiamo dire il nome del disco e non vi possiamo dire neanche la data d'uscita. Però possiamo niente. Dire che sarà allora una parata. Cosa siete venuti a fare? Non li potevamo invitare così. Ci state simpatici comunque, cioè, non nel senso. Possiamo dirvi che sarà una parata sobria. Sarà una parata sobria. Perché comunque. C'è crisi. Vabbè, c'è austerità. È un momento. Questi sono i titoli delle vostre canzoni. Difficile, difficile per la storia del nostro paese. E quindi noi vogliamo festeggiare in una data che è una festa nazionale da poco, ma è una grande festa di tutto quello che rappresenta questo grande paese che si chiama Italia, che qualche tempo fa è stato impero. E noi ancora ci piace ricordarcelo. Ma il 28 ebbene, aprile? No. Il 28 aprile diciamo quando esce. Ah, ok. Uscirà il giorno in cui faremo una parata sobria. Ah, ok, parata sobria. Va bene, questo è quanto. Ti lasciano un po' così. Però dicevate che un'anticipazione, un leak ce l'abbiamo. I pezzi saranno molto veloci su questo album. Ci saranno alcuni pezzi molto veloci, più veloci di quelli vecchi. Ci saranno altri pezzi invece di uno stile completamente diverso. Ci saranno tante altre voci, non solo quella di Lodo. Che dopo un po'. Purtroppo canterò un pezzo anch'io, canterà un pezzo Checco, canterà un pezzo Carota. E ci sarà un pezzo fatto da Bebo, quindi tutte e cinque le voci nel disco. Più due collaborazioni. Esatto. Più due special guest. Che non si può dire. Che non, ovviamente non possiamo dirlo. Che verranno annunciati il 28. Il 28. Fanno abbastanza ridere. E saranno 14 pezzi. Quindi, sì, un po' lungo, però. 14 pezzi. Sì. Siete un po' in soggezione per il fatto che il secondo album si dice essere il più difficile, dovete confermare un po' il grandissimo. Non l'abbiamo detto noi. No, in realtà, cioè. Noi non ci crediamo. Noi vogliamo pensare che il disco più difficile sia o il terzo o il settimo. Ok, così. Arbitrariamente. Questa cosa in perché sono dispari. Anche il 5 è dispari, però il 5 ha un significato diverso, perché è la stella, passa del tempo, la stella, è numero 5 punti. E invece per quanto riguarda gli spazi, la disponibilità di spazi per la musica dal vivo, cosa ne pensate? Visto che oggi abbiamo aperto parlando di una notizia. E visto che voi di musica dal vivo ne avete sentito parlare. Beh, tanto. Noi sì, col vecchio disco abbiamo fatto 200 date in 19 mesi. Di sicuro adesso per noi tante cose sono più facili, va bene, è vero. Però senza spazi di comunità e di comunione sociale vera in questo paese non è possibile proporre le cose che parlano trasversalmente una lingua ascoltata da tanti, anche insospettabilmente. In questo senso ho anche letto un primato in classifica che non è una, come dire, un salto rispetto a tutti quelli che ci seguivano prima. È il fatto che tante persone che sono cresciute nel tempo hanno deciso il giorno in cui usciva un pezzo di andare a prenderselo. Questo è stato possibile soprattutto grazie ai tot 100 spazi che ci hanno dato ascolto prima che noi fossimo una realtà con un minimo di seguito. Che non sono solo club, ma sono appunto soprattutto centri sociali, sono soprattutto ragazzi, circoli della nostra età o comunque coetanei che fanno attività politica e culturale nelle città e che permettono a band come noi, ma anche a tante altre, di trovare spazi di espressione che vadano fuori dal circuito dei club, diciamo così, classici. Oppure più classici, sì. Più mainstream. Adesso per citare qua a Milano abbiamo un ottimo rapporto con ZAM, sì. Con cui abbiamo fatto anche il festival dell'etichetta di Garrincia. Assolutamente, infatti proprio pensando a quello vi stavo per chiedere, ci sono palchi in cui riuscite a esprimervi meglio che in altri? Ma guarda, quando trovi ad esempio a Sherwood Festival, per dirne una, quella incredibile commistione tra una situazione tecnica da tutti i punti di vista di straordinario livello come professionale, hai capito, il miglior festival, il miglior club in cui puoi andare a suonare, e un sentimento di identità ideologica profonda sul perché vai a fare quella cosa e vai a creare un momento di comunione con tante persone, a raccontare delle storie cercando di poter mettere un piccolo mattoncino nel dare il coraggio ad ognuno di quelli davanti di cambiare un pochino giorno dopo giorno la propria vita, no? Quando riesci a trovare questa commistione
tra i due filoni, l'emozione è molto grande. Sei più motivato. Cioè, sì. Tu pensi di star facendo le cose con delle persone a cui vuoi bene veramente. Marco che fa il suono, Giuseppe che fa le luci, chi fa il palco, eccetera, eccetera. No? Sei mezza persona a cui vuoi bene. Questa è una cosa speciale. Allora, noi purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra intervista. È un peccato. Abbiamo anche fatto saltare il video del giorno perché ci sembrava. Tanto due date ce l'avete a breve. Perché il 20 di maggio sarete a Berlino, poi il 7 al Miami, qua a Milano. Quindi sì. Saremo il 1 maggio in Piazza Maggiore a Bologna, così è. E il 24 facciamo la prima data in Italia per davvero a Genova, al Teatro dell'Archivolto, e credo rimangano 50 posti, per cui se qualcuno deve andare deve... Guarda in telecamera. Presto. Mancano 50 posti. 50 posti. Sì, cioè, nel senso devono prenderli subito, perché gli altri poi sono d'estate, tendenzialmente saranno in posti aperti e quindi o sono gratuiti oppure non c'è il sold out. Sì. Grazie ragazzi, grazie, allora in bocca al lupo per il vostro album e il vostro annuncio. Ci sentiamo lunedì magari. Di come si chiama? Esatto, lunedì allora, diciamo magari tutto. Cioè, ci colleghiamo. Noi vi salutiamo sì, e ci vediamo anche noi lunedì. Ci vediamo anche noi domani lunedì. Riposiamo. Ah, è vero, è la famosa festa. È bella liberazione. Ciao ragazzi. Zio. Ciao. Se ne saranno un po' di più. Eh no, sono case, cioè, quindi quello è proprio il concept dell'iniziativa. Quindi basta andare sul sito di Polly & Bob e registrarsi se siete a Berlino e andare a vedere questi concerti gratuiti. Allora, passiamo alla domanda del giorno, guardiamola insieme. Vai. Allora, la musica hashtag dal vivo è meglio, sei d'accordo? Perché? Scriveteci su Facebook a Occupy DJ, Twitter at Occupy DJ oppure WhatsApp al numero 342-8795-900. E salutando Polly & Bob io lancerei la Tweet Parade. 4, 3, 2, 1. Tweet Parade di oggi è molto carina, molto carina. Ti piace? Sì, dai, partiamo con la numero 5 allora. Sì, dai. Vai. Vai. Demi X Lovato, ricorda di non maltrattare mai una donna, non picchiarla, non insultarla, non portarla mai ad un con... Eccoci tornati, nuova puntata di Occupy DJ. Chiedo scusa per la puntata di ieri perché ho detto 15 in punto, ma il mio orologio deve essere esattamente un minuto indietro, quindi erano le 15.01. Non se ne sarà accorto nessuno. Andres, siamo sempre noi, Valentina e Andres, come tutti i giorni. Ci tengo la precisione. Oggi è il 24 di aprile, siamo prossimi a un'altra festa, no? Sì, poi infatti domani anche noi ci prenderemo un po' di pausa. Sì, ne abbiamo bisogno. No, comunque, siamo freschi come due rose. Hai notato? Dopo le scarpe con il mio nome è arrivato anche il cappellino con la D di Domodossola. Complimenti per l'ottima scelta. Grazie. Vabbè, oggi è giovedì ragazzi, quindi appuntamento settimanale e dimostrazione, perché l'organizzazione Polly & Bob ha deciso di mettere a disposizione per questo sabato 40 case di Berlino dove ci saranno degli house concert. Sì. Quindi dei concerti in queste case private. I cittadini aprono le proprie porte di casa e permettono che nei loro salotti si svolgano questi concerti. Mi interrogavo come sarà venuto in mente il nome Polly & Bob agli idei. Tu questo pensavi? In che senso? Chissà che brainstorming. Comunque sono tanti i concerti, dalle 14 alle 20 ogni due ore ci saranno dei concerti. Degli artisti che si cambiano ogni mezz'ora, quindi degli appartamenti selezionati ovviamente, e si può assistere gratuitamente a questi concerti, al massimo 4. Sì, massimo 4, che comunque sono tanti. Ed è un'ottima iniziativa per ritrovarsi, specialmente per gli appassionati della musica dal vivo. Sì, anche per socializzare, perché infatti comunque in casa l'ambiente casalingo si sta in pochi, al massimo 5-6, non è che con Wired. Sì. E poi chi altro? E poi avremo lo stato sociale, due dei componenti dello stato sociale che tornano a trovarci, erano già stati da noi, stanno andando alla grandissima, forse uno dei gruppi italiani che sta andando più forte, potremmo chiamarlo il gruppo Rivelazione, sono partiti veramente dal basso ma adesso ne stanno parlando tutti e noi ci teniamo a parlare un po' con loro. Super, quindi passiamo alla notizia del giorno? Notizia del giorno, vai! Ma è un po' come dire, lasciato interdetto che hai detto appuntamento con Wired, perché sì, in qualche modo appuntamento con Wired. Ma più tardi vi faremo capire perché. Allora, questo sabato, se non avete nulla da fare, visto che è festa, prendete... No, io veramente... mettiamo che non avessi niente da fare. Prendete il primo volo per Berlino, perché qua in Italia si parla sempre che gli artisti non hanno abbastanza spazio per esibirsi. Che all'estero tutto meglio, però poi quelli che lo dicono sono sempre qua per citare una canzone dello stato sociale. Esattamente,
arriva un'ennesima... Concerto di Gigi D'Alessio. Ci sono un po' di opzioni prima di portarla a un concerto di Gigi D'Alessio. Ah, pensavo che ci sono un po' di dubbi su questa cosa, perché alla fine ce ne sono tante invece di donne i concerti di Gigi D'Alessio. Dipende qual è il vostro target di riferimento. Numero 4. Troviamo Ruby Stardust che dice: quanto più sei alto, quanto più alto sarà quello davanti a te in un concerto, anche se sei altissimo e io non lo sono. Capisco benissimo di che cosa sta parlando. Anche al cinema c'è sempre uno altissimo davanti a me e non riesco mai a vedere nulla. Neanche con le zeppe. Ma no, al cinema questa mattina non c'era nessuno. No, stamattina non c'era nessuno. Un'altra di quelle mattinate al cinema che poi esce e ti sembra mezzanotte. Numero 3. Gianni Sibil dice: psicopatologia della vita digitale. Quelli che ai concerti fanno i video da 20 metri con il flash e col telefono verticale. Il più delle volte posso mimare la scena è: non si toglie il flash. Poi tengono il